essendo così tanto fuori dal mercato, essendo una, quasi un lusso, una, un genere così inutile, proprio per questo è una forma di resistenza in una società come quella che non c'è bisogno di descrivere perché se siamo qui. E poi la sensazione è sempre quella di parlare a persone che già sanno, che già ovviamente no, se siamo qui è chiaro che più o meno la pensiamo per grandi linee tutte nella stessa maniera. Una cosa però che mi piace sempre di ricordare sono le parole di Zeran, che il testo di Zeran, il Salmo, per la cosa di nessuno. Lui, lo sappiamo, ha attraversato la Shoah e sappiamo come disse Adorno, no? Che dopo dei crimini così efferati e definitivi non era più possibile occuparsi della bellezza nel farlo così. E Zeran lo smentisce, a mio parere, a parte con la sua stessa scrittura, ma in particolare in questo testo, che forse è meglio nelle parole, può parlare di quello che io intendo per resistenza. Nessuno ci impasta di nuovo da terra e fango, nessuno insuffla la vita alla nostra polvere, nessuno, che tu sia lodato, nessuno, è per amor tuo che vogliamo fiorire incontro a te. Noi un nulla fumo, siamo, resteremo fiorendo, la rosa del nulla, la rosa di nessuno, con lo stimma anima chiara, lo stame cielo in deserto, la corona rossa per la parola di porpora che noi cantammo al di sopra, ben al di sopra della spina.